Allora, ci riproviamo sperando che funzioni. Buonasera a tutti, adesso abbiamo riaperto nuovamente la diretta e speriamo che questa volta funzioni perché non so più che cosa fare, ho provato già a fare tutto quello che era possibile. Anna Maria, mi spiace, ti chiedo di rientrare e di riprovare a fare, di rifare la richiesta. E forse, e forse ci riusciamo oggi. Che Facebook mi sta facendo davvero. Eccola. Proviamo. Aggiungi. Incrociamo le dita. Ci siamo? Non ci credo, ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. Io mi sono messa gli auricolari per sicurezza. Hai fatto benissimo. Allora, io purtroppo ho rotto il treppiedi, quindi mi vedrete un pelino non troppo dritto. Allora, ce la facciamo. Un pochino in ritardo, avviso un attimino di entrare. Ripartita. Ok, abbiamo Gilda, ciao Gilda. Allora, oggi dobbiamo restringere un po' il tempo. Allora, oggi stasera abbiamo Anna Maria Carbonaro, adesso ci spiegherà bene chi è, cosa fa, cosa non fa, il suo rapporto con i social, ci spiegherà tutto. Correremo un pochino di più perché non era prevista tutta questa, diciamo così, mancanza tecnologica da parte di Facebook, perché Sì. purtroppo hanno fatto degli aggiornamenti oggi, ho visto, Eh a sì. parte le scritture, hanno avuto problemi su Instagram, è scoppiata una specie di bomba. Quindi Sì, sono probabilmente anche giorni caldissimi. caldissimi, bollenti roventi, non solo fuori, ma anche Anche sui sul. social, sì. Allora, giusto per ricominciare a dire le cose, abbiamo i nostri due moderatori che sono Luca Rosati e Giusy, che in caso di attacco di haters, che speriamo non succeda mai più, ma mi è successo una volta, quindi abbiamo deciso di mettere un paio di moderatori, così bloccheranno eventualmente le tappe. E vi ringrazio intanto per essere ri rientrati per la quarta, quinta volta nella diretta. Vedo che qualcuno sta entrando di nuovo. E vediamo chi c'è. Sì, non vedo chi c'è dentro, però. Ok, facciamo la prima cosa, facciamo una bella condivisione. Se ce la fa caricare sul computer, perché diventa micidiale. Condividiamo, io condivido sul mio profilo. Un che lo vado a. Perché ormai qui è un macello. Allora, pubblica come. Dentro. Ok, tu hai condiviso? No, ma in Hai realtà non condiviso? vorrei toccare niente a questo punto, Mirko. No, Lasciamo. è arrivato anche Perché ci sono. Miriam. Ok, eccola. Miriam, detta Attila, ormai è Attila per me, Miriam. E Assolutamente dopo. un complimento buono, Attila, Mirko. Adesso Miriam viene giù a Rimini, mi fu. Allora, la cosa incominciamo. Mi sono un po' perso perché con tutti questi bypass. Allora, diciamo innanzitutto che Anna Maria non è il classico guru dei social, non è al momento, e sottolineo al momento, un personaggio famoso. Spero e sono sicuro che crescerà moltissimo e diverrà molto famosa, molto conosciuta nella parte digitale, quindi online, e anche offline. Quindi prevedo e spero di non sbagliare un bel futuro per quanto riguarda Grazie, Anna Mirko. Maria. Mi ha spiegato un po' quelle che sono
il suo curriculum e quindi ho visto che ha un curriculum che fa impallidire, e da quanta roba c'è e quindi dalla persona di un certo peso che è, e soprattutto per il lavoro che si è inventato in questo momento. E quindi io la definisco un'imprenditrice di tutto, insomma, innovativa per quanto riguarda sia la parte social che no. E poi ovviamente ci dirai tu bene il tutto. E partiamo con una piccola cosina, chiediamo a tutti quelli che sono all'interno della diretta, in questo momento sembrano 11 persone, non lo so di preciso perché anch'io sono tutto, non tocco niente perché sennò diventa tutto, e di fare una condivisione sul vostro profilo o in vari gruppi, perché è importante che le persone partecipino, perché veramente quello che ci racconterà Anna Maria vale la pena di essere sentita in diretta e vale la pena arrivare fino alla fine per fare le domande. Come tutte le volte che facciamo una diretta, chiediamo a un ospite di regalare qualcosa ai nostri utenti. Anna Maria ha accettato, non vi diciamo ancora quale potrà essere il regalo, ma vi posso garantire che è un signor regalo, diciamolo, diamo un piccolo indizio, indicato soprattutto alle donne, o sbaglio? Assolutamente, primariamente alle donne. Quindi tutte le Io donne in ascolto, restate perché sarà bellissimo. vado da Miriam allora, che mi devo ancora prendere. Allora, ecco, ricordiamo perché Anna Maria è qui con noi, perché comunque devo dire grazie a Miriam che mi ha dato ovviamente dei nominativi da portare all'interno delle dirette. Perché purtroppo io sono piccolino e se voglio parlare con personaggi un pochino più carismatici, un pochino più di peso, devo purtroppo, anzi purtroppo, per fortuna che Per mi fortuna. dà una mano, affidarmi anche a lei qualche suo contatto. E quindi abbiamo Anna Maria. Buono. Chiudiamo tutta la prefazione, un po' stringata, giusto perché era giusto farla un pochino più lunga, perché lì, insomma, quello che ho visto e quello che ho letto è veramente un'ottima cosa. Partiamo subito con la prima domanda. Allora, Vai. dici qualcosa, facci sapere un piccolo curriculum di quello che hai fatto e di, insomma, di quello che un po' tutto in generale, dai, diciamo così. Ok, dai, faccio una presentazione breve visto che abbiamo già fatto perdere un po' di tempo ai nostri ascoltatori. Sono Anna Maria Carbonaro, sono nata nel lontano 1981 a Siracusa in Sicilia, ma mi sono trasferita subito a Roma per studiare e mi sono laureata in comunicazione aziendale e marketing. Da subito ho lavorato come manager, il mio primo lavoro è stato come manager per grandi multinazionali dell'abbigliamento. Lo è stato per 14 anni, ma all'interno di quel lavoro già mi sono specializzata nella formazione delle risorse umane, perché l'aspetto empatico del lavoro, il guidare le persone e sostenerle verso un obiettivo, era una cosa che mi appassionava, che mi veniva proprio naturale. E quindi è stata la parte di quel lavoro che mi ha entusiasmato di più e che posso dire poi ho coltivato e continuato fino ad oggi. È arrivato un momento della mia vita in cui ho voluto sperimentare anche altro perché sono una persona molto curiosa e ho provato con il network marketing, un po', diciamo così, incantata anche da questo settore nuovo, da questi guadagni facili e ho deciso di buttarmi in un'attività completamente nuova, un'attività sui social. Quindi per me assolutamente nuova, io ero un utente medio, un utente diciamo così da pomeriggio quando non hai niente da fare, non più di quello, non più di Facebook. Ma siccome ci ho sempre tenuto a lavorare in maniera professionale, a lavorare in maniera competente, la primissima cosa che ho pensato di fare è stato quello di formarmi e quindi di cercare proprio una scuola, qualcuno che mi potesse aiutare a capire come si lavora sui social per lavorare bene. Ed è lì poi che ho incontrato Miriam e la scuola italiana influencer. Okay. Questo Quindi tu periodo, dimmi, dimmi. interrompo un pochino. Allora, giusto per fare un attimino di chiarezza all'interno della diretta, noi abbiamo, io lavoro ancora adesso nel network, quindi non direi mai cose negative per quanto riguarda il network. Spero che tu non lo dica neanche te, No, no, perché no, no, assolutamente. Infatti stavo proprio continuando dicendoti che per motivi personali, per altri motivi che non riguardano il network in sé o l'azienda, io a un certo punto ho dovuto chiudere il codice.
Ed è stato proprio il network, pensa, a darmi quello spunto per continuare e per creare questo servizio. Quindi assolutamente, poi io non sono una persona che rimpiange o rinnega sempre le scelte che ha fatto nella vita. Mi sono trovata molto bene, ma era il momento di fare altro. Ed è stato un momento molto delicato per me, perché io avevo investito tantissimo personalmente ed economicamente in quegli studi, in quel percorso lavorativo, ed ero in quella fase in cui rimani un po' spiazzato, cosa faccio adesso? E lì Miriam mi ha aiutato moltissimo professionalmente e umanamente, perché mi ha permesso di fare un salto molto importante, che era quello di ricordarmi e tener fede a tutto quello che avevo fatto con tutte le mie clienti, con tutte le donne che io avevo seguito in quell'anno, centinaia di donne con cui avevo avuto un rapporto molto personale, molto empatico, molto stretto. Le ascoltavo a qualunque ora del giorno e della notte, le aiutavo in un percorso di benessere e di salute. E da quello mi sono fermata un attimo, sono stata un mesetto a riflettere, dico la verità, c'è stato proprio un attimo di vuoto, mi sono riconcentrata. E proprio da quell'esperienza ho detto: ok, secondo me c'è qualcosa che manca nel sostegno e nell'aiuto alle donne nel momento in cui le donne ricercano una cosa che è universalmente considerata frivola. Mi blocco subito perché stai Vai. andando già quasi alla fine. Allora, aspetta, c'è Entusiasmo. tutto questo. Sì, no, ma ben venga, anzi. Miriam scrive, sta arrivando la community della scuola italiana influencer per sostenere la nostra Anna Maria, quindi questo è già uno scoop. Carini, che bello, è una scuola bellissima. Ne sono veramente convinto perché tutti mi parlano benissimo della scuola, di come Miriam frustri i propri studenti, però io sono anche dell'idea che dove c'è un po' più di, tra virgolette, prendetemi bene, pugno rigido, cerca di apprendere maggiormente. Cioè chi è debole purtroppo viene, tra virgolette, scartato, ma chi invece ha voglia e grinta viene ulteriormente spronato a dare sempre il 110%. Questo, secondo me, Vero. io ho avuto modo di parlare con Miriam, ho capito. Salutiamo anche Barbara che è entrata, che ti fa complimenti perché dice una grandissima cosa. Ciao, Bert. Saluta anche a me. Ciao. Poi, allora, passiamo un attimino, la seconda domanda la dobbiamo saltare perché tanto è già, sei andata avanti come un treno con Miriam, sei andata avanti. Eh sì, perché sennò poi dopo mi frusta, ovviamente. Lo sai? Allora, ma infatti io spero sempre solo che non venga mai a Sharm el Sheikh, va di qui, va. Non venire mai a Rimini, Miriam, o avvisami qualche minuto prima che scappo. Ovviamente sei della sua scuola, quindi vediamo di capire un pochino qual è il tuo rapporto con i social a questo punto, qua, insomma, il tuo rapporto con i social in linea generale e poi dici se ce n'è uno preferito, come lo sfrutti, insomma, facci capire un pochino come porti avanti il tuo lavoro nel digitale. Guarda, il rapporto con i social in questo momento è diventato un rapporto d'amore e ovviamente professionale. Ho scoperto davvero il potenziale che tutti i social possono dare, sia per l'utenza sia per gli operatori. E quindi da un punto di vista lavorativo per me sono diventati proprio una grande risorsa. Quindi, come ti dicevo, sono passata da essere un utente medio a un'imprenditrice, qualcuno che voleva utilizzare i social per arrivare ad un pubblico grande, che è una cosa secondo me meravigliosa, no? Hai la possibilità di lanciare un messaggio, di parlare, di proporre qualcosa ad un pubblico enorme. Attualmente il social con cui lavoro di più è Instagram, parallelamente anche Facebook, ma Instagram è quello che in questo momento, diciamo, mi ha rapito il cuore, perché mi permette attraverso le stories di avere un rapporto molto diretto con il mio target, con la mia nicchia, col mio pubblico e quindi anche con tutte le donne che si vogliono avvicinare al mio programma, al mio percorso. Ok, giusto perché parliamo di social, io ho visto il tuo profilo Instagram e perché dicevo all'inizio non un guru dei social, perché comunque non hai un
250 milioni di follower, insomma, ha un Sì. bel numero di follower, ma principalmente non, in molti casi non conta molto il numero importante di follower, ma conta soprattutto la relazione che si instaura con quelle persone. E credo che Anna Maria ha un posso dire davvero un engagement abbastanza elevato con tutti quelli che sono le persone, le donne soprattutto, che sono a suo Sì. seguito. Come interfacci con loro? Cioè, vai solo sui social, vai a telefono, insomma, raccontaci un pochino come ti interfacci con loro. Allora, principalmente attraverso il social, nel senso che attraverso Instagram loro conoscono, hanno la possibilità di conoscere me e il servizio che propongo. In un secondo momento mi contattano in DM, in direct, e da lì cominciamo intanto a conoscerci un pochino, a scambiarci, il numero di telefono, che è il primo momento, il primo contatto reale, perché poi io lavoro assolutamente in consulenza diretta. Quindi il social rappresenta una vetrina, un modo di connetterci, appunto. Nel momento della consulenza diretta io ho modo di essere vicino, di aiutare, di sostenere queste donne e di capire qual è la loro esigenza e quindi di cominciare con loro questo percorso di rinascita. Ti è mai capitato di, adesso cerchiamo di andare a qualcosa di peperino, ti è mai capitato di, non so, tramite messaggio diretto, qualcuno che si facciasse per donna solo per contattarti? Sì, anche se non si è spacciato, devo dire la verità. Sì, c'è una grande utenza maschile che spesso risponde alle mie stories o ai miei post, passando per magari l'argomento principe, del momento e continuando con poi tentativo di una conoscenza personale, ma allora questo può succedere, ok? Ci sta. Qualcuno è stato anche simpatico, no? Qualcuno è stato anche, come dire, carino nei modi, qualcun altro un po' meno, ma questo fa un po' parte del gioco, soprattutto quando ti esponi così tanto personalmente, visivamente e lavori all'interno di un contesto che non è un contesto privato. Questo purtroppo è un po' forse una delle poche pecche che ha i social in generale, che si trova il 90% magari di persone gentili e quant'altro, però c'è anche sempre quel lato un pochino più, tra virgolette, oscuro che rovina un po' tutto l'altro 90%. Allora, sai cosa scrivono qua? Allora, Barbara scrive, non so se noti Mirko, che belle che sono le studentesse della scuola italiana influencer a partire dalla prova. Questa è una sviolinata pazzesca. Siamo tutte Miriam, pagate, prendere. sì. Ecco, perché lì poi, insomma, lì sicuramente è uscita una 100 euro per fare il complimento. Ho una 100 euro o una minaccia di maltrattamento, perché anche questo funziona molto, devo dire. Ah, sì. Ovviamente si scherza, stiamo cercando di Sì, riprendere un attimino lì. assolutamente. Abbiamo avuto un po' di problemi iniziali. E allora, abbiamo parlato un po' in linea generale di quello che hai fatto, insomma, del tuo rapporto con i social, e ci abbiamo girato un po' intorno perché ho cercato di portare un pochino più all'interno della diretta. Perché si dice, e questa non so, poi magari chiederò a Miriam se effettivamente è così o meno. Si dice che più si sta nella diretta, quindi più la diretta diventa lunga, più c'è più seguito. Non so se questo è vero o Sì. meno, dopo magari me lo scriverà sulla chat. Allora, però cerchiamo di concentrarci e partiamo un attimino con, anzi, prima di farti dire quello che fai, chiedo cortesemente, siccome magari c'è qualcuno che non ha sentito l'inizio, di fare una condivisione della questa diretta. Perché? Perché chi fa la condivisione, insomma, chi segue comunque la diretta, ricordo che ci sarà un regalo da parte di Anna Maria, per quanto riguarda ovviamente il pubblico femminile. Però c'è un regalo, o comunque una specie di regalo anche per il pubblico maschile, che riguarda sempre i social, ma questo ve lo dirò alla fine. Quando, insomma, prima la principale fonte di ispirazione è l'ospite, quindi
andrà prima lei, poi dopo alla fine vi dirò anch'io una piccola cosa, mi farò una piccola marchetta per darvi una cosa. E quindi forza con le condivisioni. Quarta domanda, o comunque terza perché ci siamo un po' invertiti. Spiegaci bene qual è il tuo lavoro attuale, perché sei un'imprenditrice innovativa e quali sono le tue, diciamo così, modo di operare unico, perché da quanto ho capito sei una delle pochissime in Italia, comunque l'unica, Sì. Sì, che ha studiato questo modo di lavorare. credo di essere l'unica, nel senso che è stato qualcosa che è veramente nato da una grande ispirazione e ci tengo a sottolinearlo dal grande sostegno umano e professionale di Miriam. E adesso, al di là, insomma, degli scherzi della sua presenza, lo dico perché Miriam per me è stato uno degli incontri più importanti della mia vita, quindi non potrei non menzionarla anche nella nascita di questo progetto. Questo progetto, questa idea è nata veramente dal desiderio di aiutare le donne. Quello che faccio io attualmente è essere una consulente, un sostegno per tutte quelle donne che desiderano ritrovarsi e riscoprire la loro personale bellezza, sia interiore che esteriore. Perché dico che è la prima volta che se ne parla così? Perché solitamente l'idea del ricercare la bellezza è legata a moltissimi stereotipi, a moltissime convinzioni mentali, sociali, che inevitabilmente vanno a oscurare un po' la vita delle donne, diciamo così. O sei in un determinato modo, o segui determinati standard, o non sei bella. Quindi quello che è il centro di noi stesse, l'unicità della bellezza viene sempre trascurato. Quello che faccio io con le donne che seguo è proprio riportarle al loro centro interiore. Cosa significa? Che la bellezza è un percorso a 360 gradi ed è principalmente un percorso mentale. Non importa tanto che taglia tu abbia, che dieta fai, che cosa ti metti, ma è proprio l'atteggiamento mentale che tu hai nel fare queste cose che determina o meno il successo a lungo termine della tua bellezza. Questo è quello che io desidero per le donne, il fatto che ritrovino il loro posto nel mondo, no? Che detta così sembra quasi un'immagine politica, però una delle cose più difficili che le donne hanno e che posso dire veramente di averlo sentito da centinaia di donne, perché non sai quante rispondono a questo tipo di messaggio, è proprio la difficoltà di mettersi al centro, i sensi di colpa rispetto alla famiglia, rispetto ai figli, rispetto a quello che sono, pa la paura del giudizio degli altri. Tutto questo mette sempre in secondo piano le loro priorità e di conseguenza anche la ricerca della bellezza, quando la ricerca della bellezza è prima di tutto amore per se stessi. Quindi è un progetto controintuitivo. Tu pensa che quando io comincio una consulenza e mi contatta una donna, mettiamo per ritrovare la forma fisica. No, uno dei problemi principali è non riesco a mantenere una determinata forma fisica, oppure dopo un periodo lungo ho deciso di rimettermi in forma, non so come fare, non ce la faccio mai. E tutte si sorprendono dal fatto che io non parta mai, nonostante abbia un team che mi segue, fatto di professionisti, perché come ti dicevo ci tengo ad essere molto competente e molto professionale, quindi persone che si occupano di nutrizione, di psicologia, di fitness e così via, io non parto mai da un elenco di cose che tu puoi o non puoi fare, di cibi che puoi o non puoi mangiare, di vestiti che puoi o non puoi mettere, assolutamente no. Facciamo dei piccoli step che sono veramente il superamento di limiti interiori, quindi la consulenza diretta per me è molto importante. La maggior parte delle volte le donne rimangono a bocca aperta, rimangono stupite, mi dicono che non l'hanno mai sentito, si chiedono se può veramente funzionare e quello che dico io è facciamo insieme dei piccoli passi, io ti assicuro che già dal secondo, dal terzo step, tu non ti riconoscerai più proprio come persona e a quel punto la bellezza sarà una conseguenza di uno stravolgimento interiore. Facci magari dacci una chicca, dai, un aneddoto un pochino divertente o comunque che ti ha, insomma, che ti è rimasto impresso. Prima, perché volevo,
c'è Luca che dice aiutare le donne, quindi posso già abbandonare. No, non puoi abbandonare, non abbandonare perché comunque No, Luca, è molto perché tu interessante. ascolta, ascolta e poi quando hai accanto la tua donna ti rivendi le cose e praticamente la conquisti, perché un uomo che Devo riesce a fare. capire certi meccanismi mentali ti assicuro che sa, è proprio il top, quindi non abbandonare, anzi, condividi con più uomini possibili. Bene, bene. Giusto? Niente, raccontaci qualche aneddoto carino che magari possa essere, dai, divertente, o comunque la prima persona che hai aiutato, insomma, dici Sì, qualcosa in più. ti racconto un paio di episodi, uno molto toccante e uno un po' più divertente. Allora, quello più divertente è stata una donna che mi ha contattato per una consulenza di immagine, perché molte donne mi contattano anche per essere aiutate proprio nella scelta dell'abbigliamento, o per un evento, o per imparare. Se sono di Roma, molto spesso lo facciamo proprio insieme, altrimenti lo facciamo su consulenza, su videochiamata. Mi ha contattato questa donna, dicendomi appunto che non sapeva da dove iniziare. È una donna di circa 40 anni, 41 anni se non mi sbaglio. E la prima cosa che mi ha detto è stato l'elenco di tutti i suoi difetti fisici, di tutti i suoi problemi, facendo la premessa. Quindi, allora, guarda, io ho questa taglia, ho questi fianchi, questo non va bene, questo fa schifo. Cioè, praticamente la partita dei capelli era finita ai piedi. E mi ha detto, non lo so, non so se ci riesci perché non credo sia possibile. Allora mi sono fermata e ho detto: guarda, assolutamente comprendo, ti capisco, è normale partire da quello che non ci piace, però elencami cinque cose, anzi, facciamo così: elencami tre cose di te che trovi veramente belle. Ma veramente pensa anche alle mani, al sorriso, ok? Non pensare a quelli che sono gli standard canonici. Mi ha detto che mi avrebbe ricontattata perché non c'era assolutamente niente che le piaceva. E io ero sicura di averla persa, no? Perché è proprio rimasta in silenzio e mi ha detto: no, 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 guarda, è assolutamente impossibile che io trovi tre cose di me, mi devi aiutare con quello che ho. Cioè, sembrava praticamente una situazione disperata. E io le ho semplicemente detto: facciamo così, se ti va ci risentiamo, tu pensa a quello che ti ho detto, guardati allo specchio, perché io sono sicura che ci sono tre cose di te che, anche se non ti riconosci tu, qualcuno ti ha sempre detto che sono meravigliose. Ebbene, dopo una settimana questa persona mi ha ricontattato e mi ha detto: ho parlato col mio compagno e adesso è difficile perché il mio compagno mi ha detto che ho dei piedi e delle orecchie meravigliose. Non sto scherzando, mi ha detto proprio i piedi e le orecchie. Quindi ti va lo stesso di aiutarmi? Io ovviamente ho detto: ma sì, ma certo, ma è una sfida meravigliosa, però mi ha fatto morire perché lei è proprio partita da non c'è niente ed è tornata con i piedi e le orecchie. Però ti assicuro che siamo riusciti a fare piano piano un ottimo lavoro, perché nel momento in cui le ho detto: guarda, allora indossiamo assolutamente un sandalo e alziamo i capelli e mettiamo dei bellissimi orecchini, lei ha riso e da lì ha capito che con me ci poteva essere un rapporto veramente diverso. L'altro esempio che mi viene in mente mi fa anche un po' di tenerezza, perché io solitamente ho un target che va dai 35-45 anni, ok? Più o meno. Mi ha contattato invece qualche mese fa una ragazza, io chiamo giovane ragazza perché mi sento vecchissima, di 25 anni. E mi ha detto: guarda, ti ho seguito su Instagram e volevo chiederti se ti va di aiutarmi, anche se magari ti sembra che sia un po' lontana. Questa ragazza aveva vissuto una relazione, di quelle relazioni d'amore che sono purtroppo malate, ok? In cui la persona che ti sta accanto non ti valorizza, ma fa sì che tu ti concentri veramente sul peggio di te e te lo ricorda in continuazione. Mi ha detto: io, nonostante questa relazione sia finita, continuo a sentirmi uno schifo, mi sento orribile, non riesco proprio più a guardarmi allo specchio e ritrovare la mia immagine, quella che ero prima di conoscere lui. Sono rimasta, ti dico, all'inizio un po', non un po' spaventata, però era talmente, delicata, talmente fragile, che è stato un percorso lungo, ma me la sono presa proprio a cuore.
lavorato tanto anche col mio team per cercare un percorso giusto per lei, ma anche in questo caso siamo partiti assolutamente da tutte le sue convinzioni e da tutta la percezione che lei aveva di se stessa, di come si rapportava a se stessa, alla vita e agli altri. E alla fine del percorso lei mi ha ringraziata perché mi ha detto: guarda, il vero successo di questo percorso è che io mi guardo allo specchio e mi sento bellissima perché sono io, perché sono unica e anche per quello che ho passato e lo devo a te. E questo è stato forse uno dei momenti più commoventi del mio lavoro. Direi che insomma, è molto gratificante, Sì, sì, sì. soprattutto quando lavori, hanno comunque delle difficoltà, anche se non evidenti, perché magari uno che lo vede da esterno non lo nota, no? Per dire, la persona che dicevi all'inizio, che diceva che i piedi belli, le orecchie belle, magari per una persona era il top. Quindi è un lavoro che va fatto interiormente e quindi sicuramente ha un certo peso e quindi una volta che finisce insomma, ti gratifica al 110% quando porti a termine sicuramente un lavoro completo dalla A alla Z. E questo Sì. è, insomma, è quello per questo che ho, insomma, quando ho sentito tutto il lavoro che faceva Anna Maria, sono stato felice. Una serata, proprio perché è un qualcosa di diverso, perché non si tratta solo, correggimi se sbaglio, del disco di essere, insomma, di vedersi allo specchio magari un po' ingrassata e far brutta figura con la prova costume, ma c'è tutta una serie di discorsi, cioè un completo dietro che sicuramente. Io che sono maschio non arrivo a comprendere determinati meccanismi perché, come dicevo anche con Miriam, noi abbiamo due neuroni che girano intorno. Sì. Una volta che abbiamo la birra, abbiamo la festa, noi siamo contenti. Beh, mi sono limitato. Mettiamoci anche il terzo neurone che gira in senso opposto. Però diciamo che, a parte gli scherzi, è sicuramente una bellissima cosa il lavoro che sta facendo. Ha fatto comunque, secondo me, pur avendo avuto un percorso di studio, un percorso di lavoro iniziale che molti metterebbero non una ma 10 firme, perché lavorare per una multinazionale, insomma, insomma, tutto quello che ha, insomma, manager, formazione personale, insomma, ne ha fatte parecchie. Sì, ma infatti mi considerano tutti una folle, assolutamente. Quando io ho lasciato il mio lavoro e ho cominciato a pensare di fare questo, e quando ho raccontato il mio progetto, la maggior parte delle persone mi guardavano basita, no? Come dire, questa è impazzita perché lascia un posto fisso, un posto considerato sicuro per iniziare un'attività imprenditoriale che non esiste. Quindi tutti ok, ottima, ottima strategia. Però credevo talmente tanto in quello che stavo facendo che è diventata una missione. Guarda, non ne potevo più di vedere le donne in qualche modo legate sempre allo stesso stereotipo di bellezza. Quindi la ricerca della bellezza o comunque l'amore per se stesse, la cura per se stesse equivale a superficialità. Quindi se tu ti ritagli del tempo per te, non sei una brava madre, non sei una brava lavoratrice, sei troppo frivola. Quando invece dietro l'immagine di sé c'è davvero tutto un mondo interiore, che poi possa essere anche divertente, frivolo, che possa essere anche un po' leggero, ci sta, no? Perché no? Andare a comprare un lussetto nuovo è una cosa assolutamente divertente, ma dietro c'è tutta l'interiorità di una donna. Guarda, a me una delle cose che mi lascia più soddisfatta e mi capita molto spesso è quando faccio un percorso di consulenza con delle donne che mi dicono, sai che c'è? Che dopo un po' a me non me ne è fregato più niente della taglia che portavo, cioè ti ho contattata perché mi sentivo non bella, non perfetta, quindi non simile a certi canoni, ma a questo punto del percorso, e magari eravamo soltanto alla quinta settimana,
A questo punto del percorso non me ne frega più niente, voglio solo stare bene, sentirmi bene in salute, ma io mi guardo allo specchio, mi vesto e mi sento fighissima, mi sento veramente felice. Quella per me è una soddisfazione enorme, perché vuol dire che quella persona è andata oltre, le limitazioni e gli stereotipi che purtroppo noi donne subiamo. Noi abbiamo tre neuroni qui, due neuroni, quindi meno male, facciamo anche noi. No, tu non vedi i commenti, se non mi sbaglio, giusto? Non li No, vedi i non li commenti. vedo, non li vedo. A parte gli scherzi, c'è un bellissimo commento di Corrado, penso il tuo parente, Sì, mio papà, fratello. mio padre, Ah, quindi è di infatti parte. dice, no, vabbè, però è una cosa bellissima, dice, ti conosco da quando sei nata, ma non credevo che fossi così meravigliosa. No, Quindi, lui momento dice, Barbara D'Urso, adesso. no, chiudo la diretta, eh. Scherzo, 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 assolutamente. Allora, no, però vedo che persone ti fanno dei complimenti e, insomma, e ne ero convinto che partissero molti complimenti. Abbiamo spiegato un po' tutto, abbiamo visto qualche aneddoto carino. Per andare un po' verso la conclusione della serata, mi piacerebbe che, siccome ci sono diverse persone collegate, che faceste delle domande ad Anna Maria, perché insomma, noi raccontiamo nella nostra chiacchierata, perché non la posso chiamare intervista, perché più che altro è una chiacchierata, quello che fa Anna Maria o quello che ha fatto Miriam o altre persone. Però la cosa bella è l'interazione, quindi se c'è qualcuno che vuole fare delle domande ad Anna Maria, sfruttatela pieno perché è gratis in questo momento, non vi fa pagare la cosa. Sarebbe anche bello vedere qualcuno che interfaccia con Anna Maria. E poi dopo spieghiamo anche qual è il regalo perché è un regalo di valore. Mentre magari qualcuno scrive, io ci tengo a dire una cosa. Ovviamente è diventata una professione, una professione che comunque va delicatamente a contatto con persone un pochino più fragili. Qualcuno magari può dire, può pensare che vada a stare un po' a questa fragilità. Onestamente io dico assolutamente no, da come ce l'hai raccontata è un percorso che viene fatto su più fronti, quindi viene presa la persona, viene insomma, stimolata e quant'altro. È ovvio che Anna Maria, questo lo dico prima perché magari c'è qualcuno che la può pensare magari diversamente, è ovvio, fa una consulenza, si fa pagare. Lei vive di questo, comunque dà una grossa mano alla sua entrata ed è ovvio che una consulenza, una telefonata, una spiegazione, insomma, tutto quello che ha background venga pagato. Adesso non avrà costi folli perché intanto da come lei non credo che vi faccia spendere 2.000-3.000 No, euro a seduta. no. Però comunque ci tengo a dire che è giusto che ci sia un compenso economico dietro. Insomma, va bene, insomma, aiutare tutto, però lavora, è ovvio. E quindi escluderei a priori nel frattempo che scrivono che ci sia tra virgolette uno sfruttamento della fragilità femminile. No, Allora, no, no, assolutamente. Gilda scrive: Anna, oltre al tuo profilo Instagram, hai un sito? Allora, Gilda mi ha dato il là per in realtà una cosa che volevo dire proprio alla fine. Io ho iniziato questo servizio principalmente sui social, ero partita con Instagram, ma ti dirò che le richieste sono diventate talmente tante che con Miriam è nata proprio l'idea di rendere più tangibile questo servizio e questa attività attraverso una piattaforma che sarebbe nata inizialmente, il progetto era questo, nella seconda metà dell'anno, quindi intorno a settembre, pensavo dopo l'estate, ma la richiesta è stata talmente importante perché non sempre tutta l'utenza ha la possibilità di connettersi, guardare, star dietro magari agli account, no? E che ho deciso di accelerare un pochino i tempi e quindi per
fine di giugno, sarà pronto il sito dove saranno presenti tutti i miei servizi, tutti i contenuti di cui parlo attualmente su Instagram e quindi avranno tutti la possibilità di vederlo, di girare, di controllare quando vorranno. Ci saranno anche, questo ci tenevo perché ti volevo anche prima, volevo ricollegarmi a quello che avevi detto rispetto alla consulenza. Le consulenze sono ovviamente anche personalizzate, questo perché ogni donna ha delle esigenze diverse, no? Rispetto a un percorso che vuole fare, rispetto a quanto mi vuole sentire o a quanto vuole essere sostenuta. Quindi, essendo un'attività così delicata, io ci tengo che sia personalizzata da tutti i punti di vista. E dietro questo lavoro c'è un team che lavora con me, per cui la mia consulenza è fatta anche di un team che magari non si vede, perché ci tengo che con me ci siano dei professionisti che possano davvero creare questo percorso a 360 gradi, in cui tu passi dallo shopping alla forma fisica, al cambiare i tuoi atteggiamenti mentali, ma in maniera sostanziale. Cioè, il mio desiderio è che tu non torni più dicendomi che non ce l'hai fatta, ma che ti porti dietro questo come proprio un dono, un regalo per sempre. Poi magari anche che ne Ah, parli bene con qualcun altro, speriamo. perché dopo comunque il lavoro penso che la maggior parte del tuo lavoro è un po' anche sul passaparola, perché i social vanno bene, Beh, sì. ma il passaparola credo che sia molto importante. Sì. Allora, ci abbiamo altre due domande. Allora, chiede se vuoi puoi rispondere oppure no, Sì. facoltativo. Quanto costa una consulenza? Allora, la consulenza, ripeto, è personalizzata, quindi in questo momento dirti un prezzo sarebbe limitativo. Esiste una prima consulenza che io faccio gratuitamente a chi acquista tutto il programma, quindi tutto il percorso, perché è giusto che mi conosca e che io mi metta subito a disposizione. Ed esistono poi dei pacchetti di consulenze per cui puoi sentirmi una volta al mese, possiamo sentirci tutti i giorni. C'è chi desidera una consulenza esclusivamente su WhatsApp perché magari non ha tempo di parlare al telefono, c'è chi invece si vuole fare la chiacchierata e quindi automaticamente capisci che i prezzi cambiano per la mia disponibilità, ma soprattutto per le esigenze delle persone. Bene, quindi parlateli e capirete un pochino più anche il discorso prezzo, insomma. Un'altra domanda che non so chi l'ha fatta, qui viene fuori la mia pagina che c'è dietro. Allora, chiedono quanto il tuo supporto aiuta o viene chiesto per superare le proprie barriere personali e superare quei limiti che impediscono anche il raggiungimento di obiettivi lavorativi. Guarda, la cosa che più mi ha stupito del mio percorso è che moltissime persone partono dalla richiesta di aiuto per un limite personale, quindi percepito come personale su un aspetto fisico o estetico, diciamo così, quindi rinascita e bellezza. E tutto il percorso che facciamo insieme, proprio a livello di scardinare convinzioni, autosabotaggio, vittimismo, alzare il livello di pensiero, quindi cercare proprio di porsi su un altro livello, diventa poi un modo di essere e un modo di affrontare il resto, no? Perché quando un lavoro viene fatto a 360 gradi e coinvolge la persona a livello mentale, inevitabilmente tocca tutti i punti della vita, non so come dire. Se io vado a fare una dieta, per farvela semplice, vado a fare una dieta, ok? Ho un elenco, faccio la dieta, fine. Rimane una cosa molto distaccata da me. Quelli che sono i miei limiti personali rimarranno sempre in mezzo. Quindi alla fine di quell'elenco rimango io con i miei limiti. Ed è la stessa cosa che ti succede anche poi nei rapporti personali, nei rapporti lavorativi. Quindi quando vedi che ce la fai a superare quei limiti, anche soltanto per una cosa che può sembrare superficiale, come fare shopping, ti sembrerà molto più facile superare anche quelli lavorativi. Quindi sì, mi è capitato e la maggior parte delle volte le donne partono proprio con vorrei sentirmi più bella, ma non sono in grado di. Dietro quella frase c'è tutto il resto che poi diventa un fiume di parole e quindi alla fine del loro percorso diventa proprio un modo di vivere. Perfetto.
Quindi abbiamo risposto anche a questa e penso anche in maniera veramente ottimale. Altre domande su, scrivete, scrivete, scrivete. Allora, nel frattempo che loro scrivono, e Sì. spero che non vengano a scrivere qualche uomo chiedendoti il tuo account Instagram. Passiamo al discorso. Scusate se ti ho aperto, ma ho dovuto tenere la telecamera in alto. Passiamo a dire un po' quello che è il regalo che viene fatto alle gentil A chi sta signore che ci segue. guardando? Allora, il regalo, Secondo dimmi. me, no, dicevo che sicuramente vale per chi sta vedendo live la diretta. Ma diamo modo anche a chi vedrà la registrata più avanti, anche perché Certo. purtroppo in diretta sono 20-30 persone, dipende un po' dalle volte. Certo. Però durante la settimana, dopo le visite iniziano a salire, iniziano a essere magari 1000, 2000, 3000, si spera sempre di più perché è un po' quello che è il mio là. Però insomma, diciamo così, nel limite del ragionevole. Tra la live e la registrata, Anna Maria vi fa questo regalo. Questo regalo è un'anteprima esclusivissima e sono felicissima di condividerla qui con Mirko che mi ha dato la possibilità di raccontare quello che è il mio lavoro. E, per le persone che stanno appunto guardando, che guarderanno, avranno la possibilità di provare la settimana che io regalo alle donne che vogliono iniziare il percorso in esclusiva prima che esce il sito. Quindi sarà una super super esclusiva perché è una settimana che ho studiato proprio perché in modo che le donne potessero, tra virgolette, provare, perché capisco che magari è un percorso complesso, è un percorso nuovo, quindi è giusto che si possa anche fare una piccola prova ed uscirà insieme al sito quindi fine giugno, soltanto per voi avete la possibilità di riceverlo comunque su email e di provarlo e di testare direttamente, anzi sarò felice di avere tutti i vostri feedback. Per farlo lascerete sul mio account Instagram o sulla mia pagina Facebook, tanto mi trovate come Anna Maria Carbonaro in entrambi i casi, ma lascerò sui commenti tutti i dettagli. Basta che mi lasciate nome e cognome, la vostra email se volete scrivermi qualcosa e avrete sulla vostra casella la mia settimana gratuita. Direi che tra la mezz'ora che ha regalato Miriam di consulenza specifica e la settimana che regala Anna Maria, abbiamo fatto nelle ultime due dirette due super regali e insomma, sicuramente di valore. E ha messo un'altra domanda a Fabrizio, che questa mi piace perché insomma, ci coinvolge un po'. Quanto tempo hai dedicato alla formazione sull'online marketing e dopo quanto hai avuto i primi risultati? Allora, la formazione sull'online marketing è stata lunga perché doveva essere lunga e perché era una formazione super professionale. E io ho cominciato a settembre scorso e ho fatto i corsi della scuola Italiana Influencer di Miriam e ho fatto il primo corso di 3 mesi e ho iniziato a vedere i primi risultati dopo il primo mese e mezzo. E ovviamente i primi piccoli risultati perché stavo talmente sbagliando strada e lei mi ha permesso di capire effettivamente che cosa dovessi fare che ci è voluto un mesetto di rodaggio. Dopodiché è stato praticamente un crescendo a cui neanche io credevo, cioè molto spesso la contattavo dicendo: ma davvero, ma davvero mi contattano i clienti? Ma davvero ho queste condivisioni? Eh sì, perché cominciavo a lavorare bene. Dopodiché non ho mai smesso di studiare. Considera che io attualmente continuo a studiare, attualmente ho un marketing manager, ma io proprio personalmente continuo a studiare, continuo a fare le mie consulenze con Miriam e mi sembra sempre di non saperne a sufficienza e posso dire che veramente ogni settimana c'è un piccolo passo in avanti, anche quando mi sembrava di aver capito delle cose eccezionali, ho imparato delle cose nuove perché
quando lavori sui social non puoi prescindere da una buona formazione, perché l'utenza è talmente vasta, gli operatori sono talmente vasti e purtroppo sappiamo che chiunque può mettere bocca, che l'unico modo che hai per differenziarti bene è essere competente e quindi studiare. Ok, parlavi prima di un team, quindi te non lavori da sola, ma comunque hai qualcuno che ti appoggia? Sì, perché te l'ho detto, io ho tanta esperienza, sì, personale, lavorativa, ed è quella che metto in campo, però mi piace essere super competente, come l'ho fatto con gli studi di marketing, lo voglio essere nel mio lavoro. Allora, nel momento in cui io decido di occuparmi di una persona che vuole ritrovare se stessa a 360 gradi, quindi toccando tanti punti, in cui ci sono anche dei punti emotivi molto importanti, punti che riguardano l'alimentazione, non volevo fare tutto da sola. Quindi lavoro, collaboro con persone che sono professionisti in questi di settori. C'è una psicologa con cui lavoriamo già da 6 mesi, un personal trainer che si è unito a noi da pochissimo, un insegnante yoga, c'è un esperto di coaching della rinascita femminile, insomma, tante persone con cui io mi scambio giornalmente tantissimi contenuti di valore e che contatto sempre prima di anche solo fare una diretta su Instagram, perché se voglio toccare un argomento voglio che sia toccato bene ed è bellissimo, un arricchimento anche per me, posso dire che pure io cambio e mi rinnovo giornalmente. Beh, no, è molto molto interessante anche perché hai, diciamo così, racchiuso poi tutto l'argomento, perché non lavora da solo, non lavorano molti altri professionisti, quindi diciamo che l'unione di tanti professionisti sicuramente è un Sì. qualcosa di molto molto valido e non sarebbe qui a raccontarcelo se fosse il contrario. Cosa possiamo dire? Non far vedere sulla schiena i segni delle frustate di Miriam, perché lei sarà rinchiusa. I segni dei maltrattamenti di Miriam. Dopo noi possiamo fare anche lo scoop facendo vedere i segni. Guarda, Santi, allora, magari qualcuno che ha ascoltato queste interviste avrà paura adesso ad avvicinarsi alla scuola a Miriam, però posso dire che i maltrattamenti di Miriam ti portano proprio a un livello superiore, no? Cioè, tipo gli insegnanti di arti marziali, così, cioè lei ti mette a un limite per cui tu poi o esplodi a bomba o ti autoelimini, diciamo. Quindi quando c'è lei puoi soltanto che fare bene, guarda, e subire un po' qualche maltrattamento. Potremmo fare una puntata sugli aneddoti di Miriam. Allora, però aspetta, io adesso, prima di fare una puntata del genere, io voglio che lei sborsi qualcosina a me che mi sono conosciute queste marchette. No, a parte gli scherzi. Quello che ho avuto modo di conoscere Milan è favoloso. Beh, dopo, visto che Barbara dice meno male che esiste Miriam, io direi Miriam e Anna Maria. Fabrizio, mi ringrazio per la risposta. Florin, che ti fa i complimenti perché sei troppo bella. E io non capisco perché fanno sempre i complimenti alle donne, ma mai a me, che sono lì. Scherzo, ovviamente. Ora, abbiamo detto il tuo regalo, abbiamo detto tutto un po' di te. Ho visto che Miriam ha inserito il tuo contatto Instagram Oh, nella. grazie. E ora datemi solo un piccolo spazio per fare la mia marchetta, anche perché comunque riguarda sempre Miriam, cioè insomma, alla fin fine io sto lavorando per Miriam. No, c'è un suo studente, ex studente, che ha creato il primo corso di Instagram a livello medio, base medio, diciamo così, per iniziare a lavorare correttamente.
ci tenevo perché è stato uno dei primi che ho intervistato con cui ho fatto le chiacchierate serali che facciamo. E insomma, riguardante il regalo, per chi è live questa sera o comunque guarda la registrata, metterò nella pagina qui delle interviste il link per entrare e prenotare i primi 10 posti che hanno un prezzo da paura, prezzo da 15 euro per un corso di un mese. Quindi abbiamo voluto fare proprio un prezzo stracciato per le prime 10 persone, proprio perché vogliamo dare valore a Luca, perché insomma ci ho parlato più volte e so che è un bravo ragazzo da una parte, ma è anche molto competente dall'altra. E poi proviene sempre dalla scuola di Milano. Quindi diciamo che insomma, Miriam, caccia al grano. Avevo voluto fare una marchetta perché comunque eravamo un po' in ambito e siccome partiamo a breve, stiamo già prendendo le prime prenotazioni, sappiamo che 10 posti iniziali da 15 euro dovrebbero sparire nell'arco Sì. di neanche mezz'ora. E quindi tenevo a metterlo anche nella pagina. Bene, io ti ringrazio moltissimo per aver partecipato e aver, insomma, intrattenuto anche le altre persone con il tuo lavoro, il tuo presente, il tuo passato. Ti auguro veramente tanto successo e sono sicuro Grazie. che tra i social e anche nell'offline sentiranno molto parlare di te, perché comunque quando sei un innovatore sicuramente verrai messo in risalto. Miriam sicuramente ti darà una mano ulteriore per crescere ancora su crescere su tutto. E che altro dire? Grazie, grazie, grazie. Poi, Grazie a te Mirko, ovviamente. è stato piacevolissimo, davvero una chiacchierata divertente, grazie. Come dicevo, per la fattura ci vediamo dopo. Ok, ah ecco, sì, pensavo che te lo fossi dimenticato, ti volevo soltanto ringraziare, vabbè. Tra te e Miriam, la serata la Se faccio. vuoi faccio una consulenza, se vuoi ti faccio una consulenza gratuita, se ti vuoi rinnovare. I tre neuroni che girano, ma sempre solo in un'unica cosa, quindi c'è poco da Sì, fare consulente. No, a parte gli scherzi, grazie mille, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato questa sera. Mi spiace ancora per gli inconvenienti iniziali che ci sono stati per le dirette colpa di Facebook. Ringrazio Barbara, ringrazio Gilda. Ricordo che la settimana prossima sarà un'altra persona di calibro, vi dico solo che ho lavorato in Rai anche, quindi insomma, sono sicuro che dovrà portare tante, tante persone a sentire un po' quella che è la tua storia. E che altro dire? Miriam, Anna Maria e chi verrà dopo, preparate gli assegni che io sono ben accetto a prenderli. Ti lascio un attimo Benissimo. la parola qui, Anna Maria. Io ripeto, ti ringrazio perché comunque a parte l'assegno è stata una chiacchierata molto molto piacevole che mi ha permesso di parlare di tante cose e di anche soddisfare la curiosità perché sai, molte persone mi chiedono ma tu che cosa facevi prima? Da dove te lo sei inventato questo servizio? Quindi è stato veramente bello, sono felice che lo vedranno e ringrazio anche le persone che hanno ovviamente seguito adesso la diretta, che mi hanno fatto le domande perché è sempre stimolante avere un feedback e ti seguirò come al solito, seguirò tutte le tue interviste, così ci scambiamo gli assegni e niente, auguro una buona serata a tutti. Ok, ci sentiamo e anzi, non a giovedì, ma a venerdì prossimo, perché giovedì è impegnato. Ciao a tutti e grazie Ciao, ancora. ciao, buona serata, Ciao. ciao.